Buongiorno ragazzi e bentornati a un nuovo episodio sulle mod di Farming Simulator 17. Sono Mike senza nome e quest'oggi riprendiamo praticamente altri tre trattoronzi potenti da farvi vedere. In questo momento potete osservare un Case International 1255XL. Oltre a questo riprendiamo il vecchio format che appunto prevede che ci sia il nonno, che appunto lo vedete sullo schermo, l'intermedio e poi il bestione. Ovviamente quest'oggi sarà una puntata particolare perché abbiamo due trattori che si assomigliano tantissimo in quanto riguarda intermedio, anche se l'intermedio non sono proprio intermedi. E infatti vedremo quello che è il Fend 1000. Fend, dove sei Fend? Non ci riesco neanche ad arrivare lassù, mannazione. Fend 1038 e vario, ci sono vari modelli. Poi abbiamo il Challenger 1000, anche questo. E infine abbiamo il Kirovetsk. Kirovetsk dovrebbe chiamarsi così, non sono sicuro della pronuncia, ma dovrebbe chiamarsi così questo trattoronzo russo. Però adesso li vediamo tutti nel dettaglio. Quindi abbiamo il nonno, gli intermedi, che sono questi, che poi intermedi non sono perché, come dicevo, i cavalli sono tanti, ma a livello di stazza sono intermedi, in quanto abbiamo la bestia, che è il Kirovetsk. Adesso iniziamo subito dal nonno. Quindi eccoci qua ragazzi col 1255/1455XL. È praticamente il nonno del trattore che abbiamo su Farming Simulator di base. Allora, questa è una versione moddata da signor Jasper. Bravo Jasper, complimenti. Comunque, 260 euro al giorno di manutenzione, 125 cavalli nella versione base, 240 litri e 40 km orari. Questo è il 1255. Poi abbiamo la versione 1455, che è esattamente quello del gioco, tranne per il modello che appunto, come dicevo, questo è più datato. Essendo questo il nono della puntata, è normale che sia così. Ha appunto 145 cavalli e 280 euro al giorno. Evidentemente quello che cambia è la coppia motrice, perché la velocità massima non cambia. Comunque possiamo agganciarci il caricatore frontale per 800 euro. E infine abbiamo le configurazioni standard: ruote standard, doppie ruote posteriori, pneumatici larghi, stretti e basta. Insomma, adesso vediamo un attimo come sono e poi passiamo all'intermedio, che lì c'è qualcosa di abbastanza interessante da vedere. Ecco qua quindi ragazzi la gamma del 1255XL del Case International. Potete vedere che appunto c'è scritto ancora International e basta sul trattoronzo. Infatti non è ancora un Case International, ma è un International. Va bene, lasciamo perdere i dettagli. Comunque questa versione di base, il modello è fatto molto bene, i colori rendono e le texture sono buone, anzi sono più che buone, sono ottime a dire la verità. Potete vedere anche l'interno, il trackiere funziona a meraviglia. Tutti i dettagli sono fatti bene e non sembrano per niente strani. Le texture appunto, come dicevo, sono stra buone. Guardate quella tasca sulla portiera ad esempio, molto dettagliata, molto bello come modello, mi piace. Ma poi vedremo di più sugli interni. Intanto potete vedere appunto caricatore frontale, pneumatici stretti, pneumatici larghi, doppie ruote posteriori. E poi passiamo al 1455XL International standard, ruote strette, pneumatici larghi e doppie ruote posteriori. Appunto, come dicevo, non c'è niente di particolare da vedere, nel senso che comunque il trattoronzo ha 125-145 cavalli e per il resto è un modello fatto molto bene. Decisamente un trattoronzo, se vi piacciono i trattoronzi classici, da avere. Allora, io adesso ci salgo sul trattoronzo. Siamo qua a bordo, tutto funziona a meraviglia. Facciamoci l'accensione del motore. Il motore è standard, penso che sia esattamente lo stesso suono che ha anche l'altro case, che è praticamente quello del gioco di base. Quindi avviamoci un attimo. Ok, quindi scendiamo un attimo dal trattoronzo. Potete vedere che c'è il dettaglio del fumo che esce dal motore. Quindi facciamo le frecce, le frecce normali. Decisamente un buon modello, come dicevo, niente di particolare, nulla da... però non fa vedere niente appunto sul cruscotto. Così come se accendiamo le luci e abbiamo appunto le luci frontali, posteriori e le frontali totali, complete, chiamatele come volete. Guarda qua, uno e due. Il flare parte dal punto giusto, non è troppo avanti, non è troppo indietro. Anzi, guardando il modello, si può vedere il motore là dentro. Decisamente un bel tocco anche questo. Per il resto ci facciamo un giretto e vediamo un attimo.
il suono direi che è più che buono. Anzi, questo trattore direi che è un trattore fantastico se si vuole avere appunto un trattoronzo classico per la propria farm. Veramente un buon mezzo, dettagliato al punto giusto. E comunque i suoi 145 cavalli non fanno proprio per niente schifo, anzi, veramente a me piace particolarmente. Vabbè, soprattutto questo case in particolare. I suoni sono buoni, le sospensioni funzionano alla meraviglia. Ovviamente anche questo si sporca come tutti gli altri trattoronzi. Come dicevo, unica pecca che appunto gli interni non si illuminano le luci e neanche le frecce, dovrebbe lampeggiare quel coso rosso lì davanti e invece non succede niente. E direi che questo è praticamente per il nostro case international 1255 e 1455. Passiamo all'intermedio, che lì c'è qualcosa da dire. Il prossimo trattoronzo sulla nostra lista sarà questo Fendt Vario 1000 e anche il Challenger Vario 1000, perché sono praticamente quasi identici. Dipende se vi piace il Fendt piuttosto che il Challenger, non riesco a capire, non me ne intendo di grandi trattori in realtà sinceramente, però così a vederli, adesso li vediamo effettivamente modello per modello, però sono la stessa identica zuppa. Quindi iniziamo dal Fendt Vario, 320 euro al giorno, 380 cavalli nella versione di base, che è quella del 1038 Vario, 678 litri e 75 km orari. Questa è la versione di base che parte da 290.000 euro. Passiamo al suo amico, appunto, il Challenger Vario, e ha esattamente le stesse caratteristiche. 1038 Vario. Sembra un reskin più che altro. Comunque queste due vengono nello stesso pacchetto, quindi se vi piace uno vi prenderete anche l'altro e poi decidete cosa comprarci. Iniziamo subito a vederli. Abbiamo il 1038 Vario, 1042 Vario, 1046 Vario e infine il 1050 Vario da 500 cavalli, che è il top di gamma. Le ruote possono essere standard, pesi alle ruote, doppie ruote posteriori, doppie ruote dappertutto, pneumatici stretti e basta. E ovviamente può avere il caricatore frontale. Questo può essere un buon trattore pesante per i lavori pesanti. Quindi iniziamo subito a vederli, perché non vi faccio vedere il Challenger perché è esattamente la stessa identica roba. Ve li farò vedere esattamente sul campo come si presentano. La versione di base, come dicevo, parte da 290.000 euro, mentre la versione top, quindi caricatore frontale, doppie ruote dappertutto, quello che si vuole, arriva quasi a 400.000 euro e la manutenzione è 410 euro al giorno. Quindi adesso li vediamo tutti uno a uno. E quindi eccoci qua ragazzi, davanti a tutta la gamma praticamente. Sono un po' mescolati perché ho voluto farvi appunto vedere alcune similitudini tra questi modelli. Infatti, a parte l'aspetto che è tecnicamente identico praticamente, tranne per alcuni dettagli minori all'interno, e potete vederli ad esempio su questi due, cioè sono il Challenger a sinistra e il Fendt a destra, e hanno praticamente lo stesso aspetto. Non lo so esattamente se è così anche nella realtà, però non... Portate pazienza, sono ignorante in materia. Ecco, con questa mi sono salvata. No, non è vero. Comunque, a parte queste battute un po' così, potete vedere che i dettagli sono tutto sommato fatti bene. Insomma, le texture, il modello è abbastanza... Ci sono alcuni poligoni che sono un po' strani, tipo questo, ma se siete pignoli e rompiscatole come me, potete vedere proprio tutta la texture del telaio che fa questo effetto un po' a onda quando si guarda. Non so se sia proprio... normale, non è il top, però va bene. Poi abbiamo questa griglia frontale che su tutti i trattori Fendt è fatta un po' così e dovrebbe essere appunto una griglia. È fatta decentemente, nulla da dire, però alcuni potrebbe non piacere. Il colore è perfetto, direi, tutto bene, tutto bello. Ma questo trattore diciamo che ha altre caratteristiche che lo rendono abbastanza particolare. Direi che possiamo iniziare subito da questo trattoronzo qua, che potete vedere già all'interno che ci sono un po' di dettagli, un po' di illuminazioni, un po' di leve qua e là, tanti dettagli. Le texture interne sono un po' povere, non so se effettivamente un Fendt all'interno è così povero, però è abbastanza semplicistico, niente da dire. Accendiamo il motore, i suoni sono personalizzati ma sono uguali tra Fendt e Challenger. In questo caso sentite, ok, buono. Partiamo. Vedete che c'è la freccia, proprio il dashboard del cruscotto funziona completamente. E a sorpresa, ovviamente, quando si accelera c'è anche la leva che si muove avanti
e indietro, avanti e indietro. Oltre al fatto che viene indicato proprio sul cruscotto il fatto che si va in avanti o indietro con tanto di velocità. Veramente un tocco in più per questo trattoronzo. Ehi, ho visto una donna nello specchietto, eccola là. Buono, allora, cosa si può fare? Beh, questo Fendt è particolare. Innanzitutto le frecce vengono segnalate così a bordo. Quindi abbiamo la freccia a sinistra, destra, e entrambe le frecce, nulla di spettacolare, cioè insomma, eccole qua esternamente. Poi ovviamente abbiamo le luci, luci normali, posteriori e frontali complete, con la differenza che adesso guardate qua, accendiamo le luci, tada, si illumina tutto a giorno. Tutti i pulsanti si illuminano, benissimo direi, fantastico, ottimo. Cioè, puoi effettivamente guidarlo da dentro. La differenza è quello che ha fatto la Giants senza alcuna luce interna. Questo ha le luci interne. Poi ha anche l'indicatore per le luci posteriori e le anteriori complete. Non male, non male veramente. Spegniamo il motore. Togliamoci queste frecce che danno fastidio e ciliegina sulla torta di questo trattore. Come potete vedere abbiamo un sacco di punti per l'interactive control. Infatti chiudiamo la portiera. Oh là, fuori dalle scatole. Possiamo aggiungere un sacco di aggeggi che non so a cosa servano, giusto per essere più fighi. Abbiamo un sacco di aggeggi messi lì. Tiriamo giù la tendina qua, tiriamo giù la tendina là. Tendina completa oppure tendina a metà. Ho notato che c'è anche questo oggetto. Vedete che i vetri sono leggermente oscurati. Adesso lo capirete. Ecco, schiaccio qui e i vetri diventano bianchi, come se non ci fossero, inesistenti. Non so. Se vi piace vedere questo effetto tipo vetro, bene, se no potete toglierlo. È tutto più bianco. Potete togliere il pomello. E poi cos'altro potete fare? Ma potete aprire qua sopra il tetto, così sentite bene tutto quello che c'è fuori. Potete aprire il portaoggetti qua a sinistra, trasformare questo portaoggetti in un secondo sgabello praticamente, che sembra più una comoda grazie che c'è il buco lì in mezzo comunque. E potete aprire ovviamente il finestrino dietro e tirare giù la tenda anche dietro, perché magari c'entrano le zanzare. Ecco, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Addirittura si possono togliere praticamente i parafanghi anteriori. Si possono togliere i parafanghi anteriori per diventare più trattore da campo. E decisamente sotto questo punto di vista guadagna un sacco di punti. È un buon trattoronzo. E adesso vediamo un attimo subito al volo anche il Challenger. Sta fermo, sta zitto. Buono. Adesso vediamo il Challenger. Il Challenger che praticamente è lo stesso modello identico, con tanto di simbolini per andare avanti, indietro. È quello che si vuole. Facciamo una comparazione anche dei suoni tra poco per vedere se effettivamente sono uguali o meno. A sentirlo così, mi sembrano uguali. Però sapete, magari mi sbaglio. Comunque, saliamo di nuovo qua. Potete vedere che innanzitutto cambia la plancia qui a destra. Cambia innanzitutto la manopolina, che è meno complicata che sul Fendt. E abbiamo questo display, che in realtà non serve a niente perché non funziona, però fa la sua bella porca figura. Abbiamo ovviamente, come sull'altro trattoronzo, la possibilità di spostare il volante, togliere il cellulare, bike, tirare giù tende, aprire qua, togliere parafanghi, mettere sedili, bidet, quel che si desidera, insomma. Si può fare anche su questo trattoronzo, che è tecnicamente uguale a quell'altro, anche a livello di qualità. Gli interni sono gli stessi, praticamente è lo stesso trattoronzo. Di nuovo mettiamo qua un sacco di cose che non sappiamo cosa servono, ma fanno bellezza, insomma. E quindi possiamo anche andare a farci un giretto per vedere, effettivamente. Abbiamo preso il modello col peso alle ruote. Vediamo, facciamo un giretto, vediamo un attimo come funziona. Fai 67 orari. Sospensioni, direi che funzionano alla grande. Aspetta che facciamo un po' di slalom tra le piante. Scusi signor, sto passando. Claxon decente, vabbè il signor mi passa sotto, nessun problema.
La texture anche qua ovviamente è abbastanza semplice, ma cosa si può desiderare? Siamo al trattore numero 1042, pensate, 1042 trattori, bravo, bravo me. Ho proprio una società grande e sviluppata. E direi che questo è un buon trattoronzo, però sicuramente se esce qualche versione un po' più aggiornata, con un po' di dettagli in più, un po' di rifiniture più che dettagli, è ancora meglio. Se vi piacciono i trattoronzi potenti e non potete fare a meno di un Fendt da 1000 o un Challenger da 1000, questo è un buon trattoronzo. Passiamo quindi all'ultimo bestione della nostra raccolta odierna e vediamo com'è il Kirovetsk. L'ultimo elemento sulla nostra lista di oggi è questo K700A, che sarebbe quella cosa lì scritta, insomma, che penso che sarebbe tipo un Kirovetsk 700A. In realtà questo era un trattore che veniva usato per trasportare i missili e portarli alla rampa di lancio. 220 cavalli, 420 euro di manutenzione e 640 litri di serbatoio per una velocità di 30 km orari. Un ottimo trattorino per Cosimo, onestamente, se voi chiedete a me. Comunque è abbastanza base, nel senso 78.000 euro per 220 cavalli. Non male, forse perché i consumi sono alle stelle, ma questa è un'altra storia. Colore principale, beh, abbiamo un sacco di colori, possiamo dare il colore che vogliamo. La configurazione ruote standard, doppie ruote e basta. Per la somma di 3.000 euro, ma con quelle gomme che praticamente sono altezza uomo, è normale che costano 3.000 euro 4 gomme. Colore cerchioni, anche qua potete sbizzarrirvi nel modo che volete. Infatti adesso vediamo subito una bella combinazione. Il colore principale, beh, il colore principale sarebbe questo, quello originale, ma noi vogliamo sbizzarrirci un po' per questo ultimo bestione. Ci facciamo un bel blu con un colore che non ci sta proprio per niente, magari un colore che ne so, arancione, questo arancione. Ruote standard 80.000 euro 500, quindi. E poi abbiamo il top di gamma con, che è questo giro, facciamo arancione con le ruote blu, e 83.500 il top di gamma da 220 cavalli. Nulla di speciale. E questo trattorino è dei tre, quello, anzi dei quattro, è quello che si può scaricare da dentro il gioco nella sezione mod. Si possono fare delle combinazioni abbastanza assurde, però io non sono nessuno per giudicare. Potete vedere che le texture sono abbastanza semplici, anche perché è tutto un rettangolo questo trattore, quindi non era difficile modellarlo. Complimenti a chi l'ha fatto, perché non essere incapace comunque. Ok, bene. Ha un po' di aggeggi, un po' di attacchi diversi. Potete vedere che ha l'attacco per tutti i tipi di rimorchi possibili immaginabili. Ed è... mamma che bella combinazione di colori, ma veramente sono fiero di me. Quindi per questa prova direi che lasciamo qua le doppie ruote, perché è già gigante di suo. Prendiamo il trattorino normale, perché appunto ha la guida a destra. Abbiamo un altro posto per un passeggero qua. Potete vedere che è molto russo questo trattore, minimalistico, oserei dire. Si può vedere dietro, c'è un sacco di spazio. Davanti ci sono un sacco di sbarre, perché hanno paura che... Questo può essere un trattorino da usare nella foresta. Anzi, ora che ci penso, dannazione, che idea fantastica mi è venuta. Peccato che non posso metterci un caricatore frontale davanti. Ecco, 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 l'ho detto. Mamma mia, che problemi ho. Va bene, stesso. Quindi, cosa facciamo adesso? Ma ovviamente io direi che facciamo la prova del motore. Motore personalizzato suo, niente di interessante, niente di particolare. Abbiamo un sacco di leve, non sappiamo cosa fanno queste leve. Mi auguro che chi l'ha progettato abbia un manuale di istruzioni, perché io non ne ho idea di cosa fanno. Tergicristalli dappertutto, ma d'altronde andare avanti e indietro su questo mezzo è praticamente la stessa roba, perché è un cubo. Possiamo vedere un sacco di fumo da una canna fumaria che sembra quella di una locomotiva anteriore. Abbiamo quindi fari anteriori, molto easy, molto semplici. E fari posteriori, molto easy, molto semplici. Niente da dire. Dov'è il serbatoio? Perché sicuramente non è questo il serbatoio da 640 litri. Serbatoio, dove ti hai nascosto? Stai sotto al motore? Dove diavolo sei finito? Non lo so, va bene. Un sacco di bombole, mamma mia. Bene, bene. Con la targa tedesca però, cioè, capite? Questo è un trattore russo con la targa tedesca. Va bene. Quindi abbiamo ovviamente le frecce. Buono. Quello che dicevo dei flare precedentemente, vedete qua il flare effettivamente che sta fuori dal fanale? Questo mi dà fastidio, porca puzzola. Dà fastidio, va bene, stesso. C'è finta di niente, siamo seduti lì dentro. Sì, madonna mia, c'ho dei fari che illuminano praticamente. Ok, alla grande. Buono, doveva illuminare un razzo, quindi illumina anche un edificio. Vediamo un po'. Ah sì, mi sono dimenticato.
Guardate la trasmissione, ragazzi, la trasmissione. Mi ero dimenticato di specificare che appunto questo è un trattore snodato. Mi piace, forse lo inserisco nella serie, perché è qualcosa di diverso sicuramente. Sai, per arare il campo con questo ci vuole insomma un bel po' di abilità. Cosmino non ce la farebbe mai. No, a parte scherzi, ha un bel rombo il motore. Ma d'altronde non è un trattore silenzioso come quelli di prima. È un trattore che veniva usato nel periodo della Guerra Fredda probabilmente. Sospensioni alla grande, trasmissione in vista, veramente un bel tocco. Le ruote gommose ci piacciono. E ovviamente abbiamo i lampeggianti. Anche questo modello comunque è completo e si sporca, sì, di tutto e di più. Potete vedere la trasmissione qua in mezzo, ragazzi, che gira. È veramente un mezzo figo. Nulla da dire, eccola lì la trasmissione che gira. È veramente un mezzo figo. Sì, non sono proprio un amante dei mezzi comunisti, però è un mezzo figo e soprattutto si fa sentire che è un trattore, fa un sacco di rumore. Devo abituarmi a guidare trattori snodati, ma spero di inserire qualcosa di diverso nella serie. Comunque, quando accendo i fari e metto lampeggianti vari, ovviamente all'interno non succede un tubo, stile Perfetto Giants, abbiamo uno specchietto che funziona abbastanza. E per il resto direi che posso anche concludere qua, insomma, la mia mega serie sui mega trattoronzi sfigati. Più che altro il case è decisamente forse il mio preferito di questa puntata, seguito da questo Kirovets. Ed infine abbiamo il Challenger Fend 1000. Sarà che a me non piacciono particolarmente i trattori ultra potenziati, però preferisco qualche mezzo un po' più datato. Però direi che così posso anche concludere. Fatemi sapere che trattoronzo vi piace di più tra questi presenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike Senza Nome. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividete e ci vediamo alla prossima puntata. Mike Senza Nome, passo e chiudo. Ciao!